Kirtananda. Era martedì pomeriggio, il giorno della festa nazionale, e io ero seduto con Swamiji nella sua stanza. Mentre giù si svolgeva il kirtan, ebbe di nuovo quelle palpitazioni. Il volto di Swamiji cominciò a irrigidirsi, i suoi occhi cominciarono a roteare, poi d'un tratto cadde all'indietro e io lo afferrai al volo. Boccheggiava Hare Krishna. Poi tutto si fermò. Pensavo che quella fosse la fine, ma a un certo punto il respiro riprese e con il respiro il canto. Tuttavia non riprese il controllo del corpo. Brahmananda. Ero là insieme con Kirtananda. Era il fine settimana della festa nazionale. Non riuscivo a capire che cosa stesse succedendo a Swamiji. Non riusciva a sedersi, gemeva e nessuno capiva che cosa avesse. Cercammo di accudirlo, io e Kirtananda, provandole tutte. Dovetti uscire per procurare una padella dal letto. Tutta la parte sinistra di Swamiji era paralizzata. Chiese che il ritratto del suo maestro spirituale fosse appeso sul muro davanti a lui. Pensando che Prabhupada si preparasse a lasciare il corpo e volesse meditare all'ultimo momento sul suo maestro spirituale, Achyutananda lo fece applicare sulla porta di fronte a Prabhupada. I devoti entrarono nella stanza anteriore dell'appartamento e Swamiji disse loro di cantare Hare Krishna. Poi disse loro di pregare Krishna nella sua forma di Nrisimha Deva, Satswarupa. Swamiji disse che dovevamo pregare il Signore Nrisimha e la preghiera doveva essere: Il mio maestro non ha concluso la sua missione. Ogni tanto ci permetteva di entrare a turno e di massaggiare diverse parti del suo corpo. Poi ci fece scendere per fare un kirtan che continuasse per tutta la notte. Jadurani ci insegnò le preghiere a Sri Nrisimhadeva, pronunciò le parole una per una e intanto io le scrivevo. Telefonai ai templi di San Francisco e di Montreal e dissi loro di pregare. Swamiji disse: Dovreste pregare Krishna in questo modo. Il nostro maestro spirituale non ha ancora completato la sua missione. Per favore, permettigli di concluderla. Damodar. Entrai nel tempio. Giù non c'era nessuno e io mi sedetti per cantare alcuni giri. Poi scese un devoto che appariva molto turbato e io gli chiesi che cosa stava accadendo. Appena mi ebbe informato, corsi di sopra. Tutti erano seduti in cerchio nella stanza dove, attraverso la finestra sulla parete, potevano vedere la stanza di Swamiji. Stavano tutti cantando sul japa. Jadurani aveva tra le mani tanti piccoli pezzi di carta su cui era scritto qualcosa. Lei spiegò che Swamiji voleva che cantassimo queste preghiere. Brahmananda, racconto. Portammo il dipinto di Sri Nrisimha nella stanza di Swamiji e cominciamo a cantare. Quando Swamiji dovette servirsi della padella di fronte al dipinto di Sri Nrisimha, chiese il suo perdono. Poteva capire che il signore Nrisimha era seduto proprio di fronte a lui. Io lo consideravo un dipinto, ma per Swamiji era il signore Nrisimha, stesso seduto di fronte a lui. Le cose volgevano al peggio, quella debolezza totale e ogni cosa. Non potevo chiamare un dottore perché era festa e tutto era chiuso. Chiamai il medico della mia famiglia, ma non lo trovai. Tutti erano andati in vacanza perché in occasione del Memorial Day tutti lasciano la città. Non trovavo nessuno in casa. Telefonavo a ospedali e medici cercando questo e quello, ma non c'era anima viva. Infine, chiamando un numero di emergenza del Dipartimento Medico della città di New York, trovai un dottore. Il dottore venne, era un vecchio strano che aveva una voce molto forte. Quando vide Swamiji disse: Penso che questo vecchio stia pregando troppo. Penso che dovrebbe fare un po' di esercizio, dovrebbe uscire a fare una passeggiata la mattina. Achyutananda, il medico non ne sapeva molto, disse che Swamiji aveva il raffreddore. Io dissi: Che cosa significa? Ha forti palpitazioni cardiache. Non so cosa fare. Beve un po' di whisky? Io dissi: Non beve nemmeno tè e caffè. Oh, molto bene, molto bene. Beh, penso che abbia soltanto un raffreddore. Dwarakadish. Egli venne e diede un'occhiata al posto e si poteva capire immediatamente che ciò che vedeva non era di suo gradimento. Pensava che fossimo soltanto un gruppo di hippie. Non vedeva l'ora di andarsene, ma disse: Oh, ha solo l'influenza. Questa era una diagnosi ridicola. Poi chiese il denaro che gli spettava. Lo pagammo, il dottore se ne andò e le condizioni di Swamiji peggiorarono.
I devoti chiamarono un secondo dottore, il quale disse che Prabhupada aveva avuto un moderato attacco cardiaco e doveva essere trasportato subito all'ospedale. Max Lerner, un avvocato amico dei devoti. Ricevetti una telefonata un giorno, mi dissero che lo Swami aveva subito un moderato attacco di cuore e io avrei potuto essere di aiuto in questa occasione. Mi comunicarono che lo stavano trasportando al Bellevue Hospital e io dissi che almeno potevo cercare di farlo entrare in un ospedale privato. Dopo numerose ore di trattativa con gli addetti al servizio dell'ospedale, fummo in grado di far entrare Swamiji al Beth Israel Hospital. Brahmananda. Il giorno che seguì la festa nazionale, chiamammo un'ambulanza. L'ospedale di Beth Israel non aveva un servizio di lettighe, perciò chiamai una croce privata. Avevamo concordato con l'ospedale che Swamiji sarebbe arrivato quel mattino verso le 9. Per tutto il tempo Swamiji continuò a gemere. Poi alla fine l'ambulanza arrivò. Erano degli individui orribili. Trattarono Swamiji come se fosse un sacco di stracci. Pensai che sarebbe stato meglio aver preso un taxi. Fatta eccezione per Kirtananda, che rimase nella stanza dell'ospedale ad assisterlo, a nessun altro fu concesso di rimanere con Prabhupada. Tutti tornarono al tempio per cantare durante l'intera notte, come Prabhupada aveva chiesto. Kirtananda telefonò ad Hayagriva a San Francisco e gli riferì ciò che stava accadendo, come Swamiji fosse improvvisamente caduto all'indietro e avesse gridato Hare Krishna e poi avesse perso coscienza per circa 30 secondi e infine un grande respiro. Hare Krishna, Hare Krishna. Kirtananda disse a Hayagriva che i devoti di San Francisco avrebbero dovuto cantare per tutta la notte e pregare Shri Nrisimhadeva, Tavakara Kamala Varena Kamma Dbhuta Shringam, Dalita Hiranyakashipu Tanu Bringam, Keshava Drita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare. Shri Nrisimhadeva, l'incarnazione metà uomo e metà leone di Shri Krishna, era apparso in un'altra età per salvare il suo puro devoto Prahlad e per uccidere il demone Hiranyakashipu. Prabhupada aveva chiesto ai suoi devoti di pregare Shri Nrisimhadeva con un mantra speciale e pensando: il nostro maestro spirituale non ha ancora concluso la sua missione. Ti prego, proteggilo. I ragazzi tornarono indietro e cantarono insieme, ma dopo qualche ora si addormentarono. Volevano riposare per poter andare all'ospedale il giorno dopo. Haridas. Giunta la notizia a San Francisco, tutti restarono molto addolorati e piansero. Si sviluppò uno straordinario amore meditativo verso Swamiji e soprattutto una concentrazione di massa per farlo uscire da quella prova, per dargli forza e per invocare l'aiuto di Shri Krishna e di Shri Chaitanya e di chiunque fosse possibile chiamare affinché prestasse le proprie energie. Molta gente venne nel tempio con il rosario e qualunque fede, credo o situazione interiore avesse, la diresse verso la richiesta di guarigione. Tutti cantavano con noi. Hayagriva, fu una notte che non dimenticherò mai. Accendemmo le luci dietro Jagannath, le candele e cantammo nella penombra tremolante. Il canto fu solenne e la danza fu ancora più solenne. Velocemente la notizia si diffuse ad Hyde Street. E presso il tempio si riempì di persone venute a cantare con noi nella notte. Mukunda e Janaki telefonarono a New York, ma non vi erano altre informazioni. Kirtananda stava passando la notte all'ospedale, accanto al letto di Swamiji. A nessun altro era stato permesso di restare, era la regola dell'ospedale. Sì, tutti a New York stavano cantando. Continuammo a cantare dopo la mezzanotte. La maggior parte degli ospiti se ne andò, ma nessuno di noi si sentì di dormire. Il canto con le sue onde ci sovrastava. La mia mente corse a Swamiji, vagò su New York, sul futuro, sul passato. Dovevo riportarla indietro nella stanza per confrontare il presente, per realizzare la ragione del nostro cantare, della nostra preghiera a Shri Krishna, affinché conservasse per un po' di tempo ancora il nostro maestro spirituale, concedendogli di diffondere il glorioso movimento del Sankirtan in tutto il mondo. Il canto è sempre qui, insistente. Verso le 2 di notte cominciai ad avvertire la stanchezza. Cambiai gli strumenti al solo scopo di restare sveglio. Talvolta suonavo la mridanga, talvolta i cembali o l'armonium. Molti danzavano per stare svegli. Le ragazze servivano il prasada, mele e fettine. Era pericoloso sedersi contro la parete, era un invito a sonnecchiare. Siamo così fragili.
Hare Krishna rasserena, il canto ci libera da tanti crucci inutili. Mediante il canto possiamo liberarci dalle tensioni, dal dolore, implorare e sperare. Con l'avvicinarsi delle quattro ebbe inizio il Brahma Muhurta, l'ora più estatica che precede l'alba. Se era vivo a quell'ora, certamente sarebbe vissuto. Recitammo i nostri giri, era un costante Hare Krishna. Cantammo l'usuale Kirtan mattutino delle sette, cantammo nel corso della mattina. Cantammo 14 ore senza interruzione. Pulimmo la polvere dallo specchio della mente. Vedevamo Krishna e Swamiji dappertutto. Sicuramente ora sta bene. Jai. Ci fermiamo qui per oggi. Srila Prabhupada ki jai, Srila Prabhupada lilamrita ki jai, Gaur Premanande Hari Bol.
Chante a tutti i Vaishnava, i devoti del Signore, che come alberi dei desideri possono soddisfare le aspirazioni di ognuno, come cieli di misericordia sono pieni di compassione per tutte le anime condizionate. Jai Vachivata, Dhammi Chakra, Vati Mundi Vachapi, Kanam Pramu, Vajra.